ci troviamo qui alla mensa dei Canepanova a Pavia e siamo in compagnia di Ada, alza la mano Ada, e Larissa, due volontarie della mensa che si occupano di servire il pranzo alle persone meno fortunate. Come sarà quest'anno il Natale? Chiediamo prima Ada. Dunque, il giorno di Natale noi per tradizione siamo chiusi perché lasciamo alla comunità di Sant'Egidio l'onere di occuparsi dei nostri amici che di solito vengono qua. È tradizione a Pavia che la comunità di Sant'Egidio prepari il pranzo per i poveri. Non so quest'anno come sarà, gli altri anni era nella cripta di San Michele e della chiesa di San Luca e quindi noi arriviamo fino alla vigilia di Natale, in cui come al solito cercheremo di accogliere chi non ha un tetto dove consumare il pranzo qua in mensa, opportunamente igienizzata e disinfettata dai volontari che fanno veramente un lavoro egregio, e invece agli altri viene dato un pasto da consumare al caldo a casa loro. Come sono le persone di cui vi occupate? Come sono? Non c'è un tipo di persona che viene qui perché purtroppo la situazione e la condizione di difficoltà può riguardare chiunque e riguardano tante persone, non c'è diciamo, una specificità nell'età o nell'appartenenza di fascia, diciamo, sociale, lavorativa, perché ha colpito un po' la difficoltà, ha colpito tutti, soprattutto in questo periodo. E, il nostro intento è di accogliere tutti, facendoli sentire, diciamo, in un ambiente familiare, sì, e questo è molto apprezzato. Al di là del pasto, il nostro intento è quello. Le persone, non, appunto, non c'è una tipologia, una specificità. Vi raccontano le loro storie, ormai avete creato un po' un ambiente familiare, sono affezionati. Avevamo creato un centro ascolto e una domenica pomeriggio in cui ci si vedeva, si giocava, si chiacchierava perché proprio sentivamo la necessità di avere un legame diverso da quello della dispensa del cibo giornalmente, così ci interessava creare un legame un pochino più profondo e ci sembra che loro fossero contenti. Ancora adesso, infatti, ogni tanto si vede che proprio hanno bisogno di conversare, di dirti qualcosa, come tutte le persone, perché fondamentalmente tu hai chiesto che tipo di persone sono persone. Quindi sono esattamente come il mondo fuori, c'è il giorno in cui uno ha bisogno di sfogarsi, il giorno in cui non gli va di dire niente, sono persone. Forse se posso aggiungere una cosa, una caratteristica forse comune è la solitudine, in momenti più o meno accentuata, ma una cosa che caratterizza un po' tutte queste persone forse è la solitudine, per cui venire qui al di là del pasto caldo, che ovviamente fa piacere anche perché cucinano anche molto bene, è proprio la conversazione. In questo periodo è molto contingentata, quindi non sempre si può approfondire, però è un aspetto che cerchiamo di curare anche nei limiti della situazione, diciamo, pandemica purtroppo in cui ci troviamo. Volevo dire anche un'altra cosa, una cosa che secondo me è molto bella è che loro quando anche ci incontrano fuori di qua, perché magari capita che passeggiando tu li incontri, loro ti fermano, sono contenti di parlare con te, a me è stato anche offerto il caffè da loro. Vogliamo mandare un messaggio di speranza per il Natale? Noi siamo qua e speriamo di poterli accogliere più vicini il più presto possibile. Noi ci siamo e siamo molto contenti di poterli in qualche modo supportare e loro sopportano e supportano Noi, noi. sì. Beh, questo sì, un aspetto, una cosa che non mancherà mai sicuramente il supporto della gente. Ora siamo noi qui come volontari e se non ci siamo noi ci sono altre persone. E il volontariato è veramente un mondo immenso e questa è la speranza sicuramente per tutti. No, non finirà mai questo tipo di atteggiamento e di sentimento verso la società, questo sicuramente. Io vi ringrazio. Grazie a te.